Buongiorno. Buongiorno. Allora, stiamo qui per far presente la situazione del paese nei confronti di questo intervento da parte delle forze dell'ordine nella zona dell'autoporto. Siamo ovviamente contrari all'opera, però non abbiamo fatto assolutamente niente di violento e di illegale ieri. C'è stata una normale assemblea con i sindaci, una conferenza stampa soprattutto, regolarmente autorizzata, eccetera, per informare, diciamo, la stampa di quello che sta succedendo qui nella zona dell'autoporto di San Didero. Va bene, ed è andato tutto bene, regolarmente. Ci siamo spostati dalla parte opposta, poiché la parte dall'altra parte della statale, bloccata dalla polizia, va bene, c'era stata preclusa, e quindi siamo venuti da questa parte qui. Abbiamo fatto la nostra conferenza tranquillamente con l'intervento dei sindaci, chi c'era presente, eccetera. E poi non era successo più niente, ognuno è andato tranquillamente propri destini praticamente. Successivamente però è successo che intorno alle 8, 7 e mezzo, 8, bene, io appunto da casa mia ho visto che c'era un intervento massiccio da parte della polizia, con tanto di auto blindate e utilizzo di idranti e lacrimogeni, va bene, spingendo praticamente alcuni notav che erano tranquillamente, ma non solo notav, erano cittadini anche normali, che erano, diciamo, nella zona della Piazza Europa, che è vicino all'ingresso del paese, e stavano spingendo praticamente con le auto, spingevano la popolazione verso il centro del paese. Il centro del paese ha dei problemi di viabilità stretta come tutti i paesi piccoli, e quindi ci sono stati dei momenti di paura anche da parte dei notai. Questo ha creato dei problemi. Sentito anche il prefetto relativamente se era giusto questo tipo di intervento fatto. Il prefetto mi ha detto che c'erano delle violenze non ci sono state, a quanto sembra. C'è stato un intervento, a parte appunto della polizia, che ha utilizzato dei lacrimogeni, degli idranti anche, quindi nei confronti di persone che non avevano fatto nulla, spaventando ovviamente la popolazione. Il problema è che, cioè, l'attacco è stato un attacco vergognoso, l'abbiamo già visto in altre situazioni, si ripete quello che è successo a Venaus, ma soprattutto quello che è successo a Bussoleno, dove la gente correva, non si sapeva il perché e il per come, e queste delle forze dell'ordine erano entrate in un ristorante menando anche persone che non avevano fatto assolutamente nulla, erano lì che prendevano il caffè. Questo qui non è successo a San Didero perché non abbiamo esercizi pubblici, però il fatto di vedersi arrivare una truppa così massiccia, imponente, che il cantiere tra l'altro è là, se volevano difendere il cantiere, per carità, possono difendere tranquillamente il cantiere lì, è legittimo, loro sono stati pagati per fare questo, però noi il paese dobbiamo preservarlo, quindi questo è un'assurdità che entrino in paese a fare queste porcherie, perché sono proprio delle porcherie. E questo questa non è democrazia, ieri nel modo sera, più assoluto. Esatto, ieri sera questo l'ho fatto presente al prefetto parlando telefonicamente. Adesso, dottor Palombo, mi sembra. Io capisco che ci possono essere dei pensieri diversi. Questo non è più essere favorevoli o sfavorevoli all'opera, qui si tratta di civiltà, cioè ragioniamo, cioè, non è possibile passare sulla testa degli altri in questo modo. Qui non siamo stati avvertiti inizialmente di quello che stava succedendo qua, perché penso che il sindaco, visto che è sul nostro territorio, veniamo chiamati per qualsiasi cosa, per il Covid ci segnalano le persone che ci sono, non ci sono, quando dobbiamo intervenire, cosa positivo, dobbiamo fare. Positivo. Qui non ci hanno detto assolutamente nulla, sono entrati di notte come dei ladri, come solito fare, e hanno fatto tutta questa porcheria, entrando in terreni che tra l'altro non so poi se effettivamente
kelp sia così autorizzata ad entrare in questi terreni, perché di fatto noi continuiamo a ricevere i pagamenti dell'IMU da parte dell'azienda che era precedente, della Porteri. Quindi se io pago una cosa è perché è mia, non perché è di un altro. Quindi andiamo poi ancora a vedere queste cose, le valuteremo tutte, mettiamo tutto in campo. E poi c'è proprio il fatto dei diritti. Noi sapevamo che all'interno c'erano dei feriti e volevamo sapere che cosa era successo. Questi feriti non ci hanno permesso di entrare. Abbiamo parlato con il prefetto, tra l'altro la consigliera regionale Francesca Frediani, si è mossa subito, ha telefonato al prefetto, ha detto sì, le istituzioni possono entrare. Benissimo, ci rivolgiamo al capo della volante, dottor Bianchi, come si chiama, e ha detto che assolutamente quest'ore aveva dato disposizione contraria, non si poteva entrare. Non è che sia proprio così. Allora, ci sono anche dei diritti violati, andremo a vedere anche questo, perché penso che il sindaco è anche autorità della sanità, di pubblica sicurezza, quindi certo. Se andiamo a vedere qualcuno per ma il Covid, dobbiamo anche andare a vedere 10 minuti prima sul tuo territorio che si poteva qualcosa. Fare almeno un numero limitato di persone, quindi 4-5 amministratori e non di più, ci ha dato l'ok, dopo 10 minuti ci hanno detto di no e non c'è stato niente da fare. Visto la situazione di ieri sera, direi che è sempre più importante. Noi abbiamo già predisposto con l'amministrazione di Bruzzolo di fare una manifestazione statica per sabato alle ore 15 per dare così l'informazione con i tecnici ai cittadini, ma soprattutto ai sindaci, ai nostri colleghi amministratori che non sempre hanno coscienza di quello che sta succedendo, di quello che è il progetto qua a San Vivero. E intanto invitiamo, il sindaco ha fatto una lettera di invito alla cittadinanza per invitarla tutta qua, perché una passeggiata la si può fare tranquillamente. E vediamo, questo è importante che la gente ci sia, perché è una cosa che non è più soltanto di San Vivero, ma è di tutta la valle. E la terra è un bene prezioso che non ci è stato regalato, ci è stato donato e dobbiamo conservarlo anche per il futuro, per le nostre generazioni. E servirà anche a chiarire eventualmente dei dubbi della popolazione, perché ci sarà la commissione tecnica dell'Unione Montana, va bene, che parteciperà anche con la propria rappresentanza. Con la mascherina magari non si capisce chi sono Giorgio Vair, sono pensionato, sono sicuramente notav, ma sono anche di San Didero, sono proprietario di diversi terreni agricoli, uno questo ce l'ho incomodato d'uso come boschetto che volevo mettere anche a disposizione delle iniziative notav, ho il pioppetto che c'è appena di là, quindi ieri ero qui a manifestare, ma anche per guardare cosa succedeva sul territorio, sui miei terreni e quant'altro. Ho partecipato alla manifestazione, ho cercato di evitare i lacrimogeni per problemi che ho agli occhi, ma comunque ho potuto constatare un po' tutto. Per me la manifestazione pacifica, numerosa, a mio avviso, vista quando è salita sul cavalcaferrovia, c'erano almeno un migliaio di persone, si svolgeva tutto tranquillamente, c'erano persone di San Didero, persone che arrivavano da fuori, molto eterogenea. Sono stati bloccati, l'iniziativa aveva l'obiettivo di arrivare qui davanti all'inizio del cantiere per proporre una protesta, insomma, colorata e colorita. Non è stato possibile arrivare perché, scesi dal cavalcavia, i manifestanti sono stati bloccati da ingenti forze di polizia, veramente lì erano carabinieri. Dopodiché anch'io personalmente ho provato a muovermi diversamente sul territorio, non li ho seguiti, non mi piaceva andare lassù, sono venuto su per i terreni dall'altra parte della ferrovia cercando di avvicinarmi a questa zona, a capire cosa succedeva. Quando sono arrivato qui c'erano altri 3 o 4 ragazzi, ci hanno avvistati laggiù in fondo, hanno subito attivato gli idranti per farci andare via. È vero, noi magari abbiamo gridato via via la polizia, come si fa di solito, però dico, non abbiamo fatto nulla di che. Ci hanno
mandato con gli idranti. Poi, se posso, racconto un aneddoto: avevo un bisognino da fare, mi sono girato nell'angolo a fare il mio bisognino, gli altri ragazzi erano un po' più in qua, a un certo punto c'era anche un treno fermo, tra l'altro io ero al di là del treno. A un certo punto sento gridare: prendilo, prendilo. Dico: come prendilo? Mi volto e vedo sti ragazzi che saltano una staccionata, e dietro c'erano tre della Digos più dei carabinieri un poco più indietro che li inseguivano, facevano la caccia all'uomo. Io sono proprietario del terreno, però non me la sono sentita di rimanere lì a spiegare a questi signori, perché per il clima di intimidazione che c'era la cosa non mi è piaciuta per niente. Ho saltato la staccionata anch'io, nonostante i miei 69 anni mi sono messo a correre il più veloce possibile. Per questo l'ho raccontato, perché al di là del folklore, poi il territorio è stato pian piano presidiato da gruppi di poliziotti di 10-20 per volta in tutti i prati, al di qua e al di là della ferrovia. E nonostante questo, nonostante che i manifestanti fossero sul cavalcavia a gridare slogan e cose di questo genere, fossero sulla strada che andava verso San Didero, lì dove c'è la rotonda, a un certo punto hanno aumentato le cariche. E anche nei prati c'erano i funzionari della Digos, prima dei poliziotti, prima dei carabinieri, che correvano singolarmente dietro i singoli manifestanti gridando prendilo, prendilo. Ma chi ha mai visto che per una manifestazione ci debba essere una caccia all'uomo? Questa qui era sicuramente una provocazione intimidatoria per cercare di non far più venire i manifestanti. E poco più in là poi invece hanno, cioè già da prima hanno lanciato parecchi lacrimogeni, ma finite queste operazioni qui, poi pian piano le forze di polizia si sono avvicinate ai manifestanti da tutte le direzioni, con gli idranti, con il lancio di lacrimogeni. Non si poteva più respirare, io ero già in là quasi vicino alle case di San Didero, vedevo i lacrimogeni che piovevano a grappoli nei prati sottostanti e sovrastanti la strada che va a San Didero. Ho fatto in tempo a suonare un paio di case per dire ritirate gli animali, perché fra un po' qui è pieno di gas lacrimogeno. Successo quello, in effetti siamo stati inondati di gas lacrimogeno. Io ho ancora deviato più verso, non San Didero, ma più verso Borgone, quindi a favore dell'aria ho evitato di respirarmeli tutti. E sono arrivati con l'idrante fino vicino alla prima casa, dove poi c'era una strettoia perché c'erano delle macchine parcheggiate lasciate lì da quando c'è stata l'assemblea in San Didero, perché l'iniziativa è partita da dentro San Didero, c'è un'area in cui si può fare un'assemblea, c'erano forse lasciate, tante macchine lasciate lì, l'idrante non è più potuto avanzare perché c'erano le macchine che glielo impedivano, se no non so, probabilmente sarebbe arrivato fino alle scuole del paese con un fuggi generale, come è successo anni fa a Bussoleno. Anche là c'ero, là ero come amministratore comunale, come consigliere, forse ero assessore di comunità montana in quel momento, avevo tenuto i contatti con i rappresentanti della Digos, c'era un certo dottor Variale, ma non era lui che comandava. Il comandante mandato lì aveva deciso di fare la caccia all'uomo, li ha inseguita per tutto Chianocco e per tutto Bussoleno con gli stessi metodi, picchiando e manganellando. Certo che la gente si spaventa, ma questo non deve succedere, questo è un paese democratico, non siamo negli Stati Uniti.